di sorprese. Buongiorno Samuele Bersani e ben ritrovato. Buongiorno a te. Ciao a tutti. Cioè, io ti vedo veramente un po' stressato, cioè la promozione, quando esce un disco uno viene catapultato insomma un po' a destra. Lo vivi male questo no, periodo? No, non lo vivo assolutamente. Questo periodo pieno di sorprese. No, non lo vivo proprio per niente male. Questo è uno dei momenti proprio più belli della mia vita, devo dire, in assoluto. Poi ho la fortuna di fare degli incontri. La tournée comincerà i primi del 2010, per il momento, sì, per il momento ho fatto degli incontri per spiegare il disco in diverse, diciamo, librerie, diverse catene, e sono passato magari dalla solitudine dello studio, no? Dove stai lì davanti al tuo strumento o al microfono, e ho fatto dei veri e propri bagni di folla, devo dire, perché abbiamo avuto degli incontri dove c'erano addirittura quasi 500 persone dentro una libreria. Quindi questo mi stranisce, ma mi rende molto, molto entusiasta in questo momento. Anche perché, come dicevamo ieri, sparendo tra virgolette insomma tra un disco e l'altro, credo che sia interessante poi verificare, no, che comunque la propria credibilità, la propria storia insomma non è che scompare nella testa, no, della gente. Questo è un aspetto di cui proprio non mi occupo, francamente, Paola. A volte mi può capitare di avere la paranoia. Sai, in 3 anni succede di tutto, no? Ci sono, che so, 4 talent show in 3 anni, no? Escono tantissime cose. Sì, escono talmente tante cose che vanno a riempire la memoria, l'hard disk, ecco, lo spazio dell'hard disk di tutte le persone che appunto a casa vedono poi queste cose o le sentono per radio. Quindi uno magari può avere la paura di essere caduto nel dimenticatoio, ma non è il mio caso. Cioè, io non mi sono mai fatto prendere dallo spavento di non essere riconosciuto, infatti il panico della fama. Magari c'è anche chi pensa che sono snob perché vado poco in TV, ma io non sento la necessità di essere riconosciuto per strada. Se mi capita rimango stupito, francamente. Senti, ma durante questi incontri, cioè, ti capita, Samuele, o è un problema che non ti poni, di scrivere delle canzoni e riascoltare un disco, come magari nel caso di Manifesto Abusivo, e pensare, sospettare insomma che una canzone arriverà più di un'altra e poi verificare il contrario? O di solito insomma, o è un pensiero che non ti poni? No, anche questo è un pensiero che non mi pongo, anzi mi piace la possibilità che oggi, attraverso, non so, dei mezzi come, per fare un esempio, Facebook, io possa capire anche quasi in diretta quelli che sono i gusti di chi il disco lo sta ascoltando, cioè indipendentemente poi dai miei gusti, no? Perché io posso avere la convinzione che il singolo potrebbe essere quello, ma se mi accorgessi invece che la canzone che viene sposata dagli altri è un'altra, non ci metterei un attimo a fare un'inversione a U dentro il mio cervello. E quindi do molto spazio anche proprio agli altri, l'ho sempre fatto, ecco, magari ho sempre evitato durante i concerti il momento di dedica richiesta, perché è un po' triste, no? Però prima della tournée mi sono sempre confrontato anche sulla scaletta. Sì, l'ho sempre fatto, e trovo che sia una cosa giusta quella di non far finta di avere un legame, ma di averlo davvero con le persone. Tutto qua. Allora, oggi c'è Lato Proibito. Io devo dire che spesso mi capita di ascoltare canzoni di Samuele Bersani parlandone come se non fosse qui, e vederle, no? Come se fossero insomma dei cortometraggi. E Lato Proibito, insomma, è una di quelle. Anche perché credo che insomma chiunque abbia la tua età, ma anche la mia, abbia quindi vissuto certe cose, abbia una audiocassetta che si interrompeva da qualche parte, o comunque insomma i ragazzi insomma con certe vicende. E credo che Lato Proibito davvero sia una delle canzoni che io vedo di più in questo, cioè proprio a livello di... Ma sai, questa è una canzone che è ambientata all'inizio nel 1981, io descrivo un'estate povera, fatta di cose semplici, appunto della cassetta di Battiato, difettosa, metà di Cucuru Cucù, e di tanti altri ricordi che mi sono saliti in mente nel momento in cui stavo scrivendo la canzone. Dopodiché io parlo del passato non perché io sia nostalgico, semplicemente perché penso che sia importante poggiare gli occhi e l'attenzione sul presente quando lo stai vivendo, non parlare, uso il passato proprio per parlare del presente, cioè mi dispiacerebbe non dare attenzione al presente e rendermi conto che c'è stato soltanto quando ce l'ho alle spalle. E quindi sì, cioè all'inizio può sembrare anche una canzone che racconta gli anni Ottanta, in realtà è una canzone che racconta gli anni Ottanta per poter arrivare
in modo, come posso dire, a piombo sul 2009, ecco. Sì, credo che sia una canzone che comunque racconti molto te, insomma, ma racconta me, ma io credo anche un'altra, cioè credo anche, poi alla fine io sono un filtro, no? Dentro di me passano anche le cose che capto, percepisco in giro, e di sicuro ci sono molti che come me hanno in mente quegli anni lì, chissà, forse perché in quegli anni vivevano la loro adolescenza, che è un'età indimenticabile probabilmente, ma ce ne sono altrettanti che come me appunto non vedono il passato in modo nostalgico, ma lo vedono come, come posso dire, semplicemente un momento della vita importante tanto quanto quello che stiamo vivendo oggi. Lato proibito, l'ascoltiamo. Domani torneremo con Samuele Bersani. Ciao Samuele. A te, ciao. Vorrei mettere i piedi in acqua, ora che ha ripreso a piovere. Vengo spinto dalle mie braccia a correre.